Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, opera in versione giapponese, dove oggi si pulla per Trey. Scusate se ovviamente sto registrando l'audio in un secondo momento, ma non ero possibilitato nel registrare il video come al solito, quindi ho registrato prima la parte video e adesso sto registrando la parte audio. Cosa c'è da dire? Trey è un ottimo personaggio, era già forte prima, la LD gli ha dato semplicemente quello che gli mancava, quindi la possibilità di avere una trappola che gli potesse permettere di riottenere del Brave da poter sfruttare per evitare di essere breccato, anche se in realtà entra un po' in contrapposizione con la 15 CP, dove ogni qualvolta il nostro avversario effettua un turno si attiva prima la trappola dell'LD, almeno per quello che ho visto nel video, e poi si attiva la trappola della 15, quindi riportando praticamente Trey a 0 come Brave. E questa, diciamo, è una cosa che un pochino mi fa storcere il naso. Però c'è da dire che comunque è un LD fatta su misura per lui. L'ennesima trappola, decisamente forte, la possibilità di riguadagnare Brave, la possibilità di effettuare Brave Damage Up, quindi veramente, veramente tanta roba. Detto questo, io vado a pullare, vi lascio il video pull. Non sarà un video estremamente commentato perché non ho idea effettivamente di come allacciare bene le tracce audio, quindi vi lascio il pull e poi noi al solito ci vediamo come sempre su Twitch per parlare e argomentare quello che è diventato per l'appunto il nuovo personaggio di Trey. Quindi godetevi il video e noi ci becchiamo come sempre alla prossima. Bye bye!